In tutta Italia sono con noi Ale e Franz! Eccoci qua, buonasera! Aspetta, buonasera. Aspetta! No, ma facciamoci sentire, perché noi li aspettiamo! Allora, qua volevo dire che stasera ci sono degli ospiti importantissimi, sì. Sempre ci sono. Bellissimo. Come? C'è una signora che ha detto urlando sei bellissimo. Ma quale? Siamo in tre? E non chiediamo, noi non chiediamo, illudiamo. Lasciaci sognare anche a noi. Allora. È la mia mamma. No. Allora, no, scherzo, signore. Andiamo avanti, che a casa non si sente. Sì, scusate. Ecco, sì. Allora, stavo dicendo, ci sono un sacco di ospiti stasera, sempre sì. Bellissimi. Ad esempio, c'è Ospetek, sì, esatto. Il mago. No, c'è un film di Ospetek. No, saranno. Il mago, quello che ha fatto il film, il mago di Ospetek. No, quello è il mago di Oz, basta, solo mago di Oz. E Petek? Petek. Petek è il suono della botta che lei ha preso in testa, Petek proprio. È Opzetek, non Petek, Opzetek e basta. Sì, sì, Ferzan. Ferzan? C'è anche Ferzan. Ho visto tutti i suoi film. Oh, quello che faceva, ha fatto anche lei, cose, il libro della giungla. Lei è un grande maleducato, lo sa. È un grande maleducato, perché adesso magari il regista sente i suoi versi, si offende e ci cita. C'è cita con Ferdinand! Incredibile! Ma non c'è detto niente a saperlo! Ma... caspita, c'è quello Over the Rainbow! Over the Rinco, direi lei. Ma davvero, c'è cita con Ferdinand? Ma cosa ma no! Ma cosa stai dicendo? Opzetek, Ferdinand Opzetek, il regista, quello della finestra di fronte, delle fatte... Fate? Ignoranti, le fate ignoranti... L'ho visto tante volte. E anche Saturno contro. Contro chi? Contro nessuno, Saturno con e basta, Saturno. Allora ha vinto facile, non c'era contro nessuno. Ha vinto a mani basse allora. Guardi, adesso le mani le alzo io, però, ma contro di... Ma guardi, mi faccia leggere, per favore. È Opzetek, Opzetek. Notizie della settimana. Ce ne sono un miliardo, ma se me le fa leggere una... C'è stato una... il Black Friday. Sì. Lo sapeva che c'è sì, stato il Black Friday. Sì. Anche se onestamente non so cosa sia. Non lo conosco il Black Friday. Conosco il White Christmas... Il marron glacé, il red carpet, il Bluetooth, Bluetooth. E il nero d'avolo, anche da come parla, sicuramente. Il blu vertigo, anche. Blu vertigo, c'è un blu un po' più chiaro, il blu vertigo. Guarda. E se continua, salta fuori anche il viola livido, va bene? Non lo conosco. Ma le lascio dei campioni, se vuole. Cioè, sì. Sì, sotto gli occhi, così è anche facile da rivederli. Va bene, li guardo volentieri. Allora, dicevo, il Black Friday, che non ho capito esattamente che cosa sia il Black Friday. È un periodo di sconti. Cioè? Sì, sì, cioè, che ne so, cioè, quel giorno ci sono stati degli sconti e, voglio dire, in un periodo così di crisi, pagare meno le cose non è così scontato, insomma. Se non è scontato, come hanno fatto a fare gli sconti? No, dico, non è così scontato, intendo dire non è così scontato. Ma ci sono stati gli sconti o non ci sono stati? Ci sono stati, sì, ci sono stati, ma non è così scontato che ci siano gli sconti. In che senso, scusi? Ma li lasci perdere, non è successo nulla, va bene? Vada avanti con la sua vita, d'accordo, vada avanti. Stavo dicendo il Black Friday che letteralmente vuol dire venerdì nero. Chi ha fatto il Black Friday ha passato un venerdì nero. E lei mi sta facendo passare una Brown Sunday, allora, guardi. Che in italiano, tradotto, è una domenica marrone. Com'è tradotto, Una domenica marrone. Perché marrone? Lasci stare anche qua, lasci stare, non mi faccio spiegare troppe e poi cose. Poi altri ospiti, beh, lei lo sa, c'è anche la maestra Lina Vermüller. Sì, che, cioè, che la grande regina del cinema. Grande regina del cinema, sono contentissimo. Quest'anno le danno l'Oscar alla carriera. Pensi un po' lei. Certo. Sai che mio cugino si chiama Oscar, magari chiamano lui. Pensi che fortuna. Andiamo tutti a Hollywood. Ma Lina Vermüller, guardi sì, che la conosco. Lei ha visto i suoi film, sì. No, non di mio cugino, dico della Lina Vermüller. Sì, che li ho visti. Tra l'altro, il primo film, uno dei primi film che ho visto in vita mia è stato appunto un film della Vermüller, che sono andato, ero bambino, ed è il grandissimo Travolti da un solito destino nell'azzurro mare d'agosto. L'ha visto tutto? L'ho visto solo il secondo tempo, perché ora che ho finito di leggere il titolo, certo, è lungo. Il primo tempo era già film. Ma certo che l'ho visto tutto. Scusi, è un capolavoro, l'ho visto tutto. C'era anche Giancarlo Giannini. Nel film? No, al cinema che vendeva il popcorn. Vendeva il popcorn? Sì. Vendeva il popcorn, faceva la maschera, era tempo perso. Certo che c'era Giannini come attore. È importante fare la gavetta. A me piace tanto il cinema. Guardi, io il cinema lo adoro e lo amo, ma quando vedo lei lo odio. Perché? Perché mi viene in mente che quella sera i suoi genitori al cinema non ci sono andati. Ale Franz! Grazie! Bravissimo.
Abbiamo le date, la locandina. Siamo a Milano, da martedì. Sì, a Milano. Facciamo vedere, mi raccomando. Grazie. Da martedì. Eccolo qua. Romeo e Giulietta. Da martedì prossimo. Guardate che Giulietta c'è. Perché lui Giulietta. Allora, al Teatro Manzoni da martedì. Nati sotto contraria stella. Romeo e Giulietta con noi, Ale e Franz, e con voi a teatro, al Manzoni. Grazie. Grazie a tutti, buona continuazione. Grazie Fabio. Grazie a voi.